Mariale, buon primo tempo, state vincendo 5-1. Cosa vi serve in questo secondo tempo, ovviamente, per chiudere questo match e per vincere? Diciamo che è stato anche un po' bugiardo perché, attenzione, un po' bugiardo perché abbiamo preso anche 4 pali e sbagliato un rigore. Quindi dobbiamo essere più cinici semplicemente e la porteremo a casa. Sì, perché ovviamente il gap poteva essere anche più ampio. Sì, sicuramente, il rigore sbagliato sull'1-0 tra l'altro. Potevano stare di più gol. Speriamo nel secondo tempo di chiuderla alle prime occasioni, diciamo. Bocca al lupo. Grazie, Crepi. Buonasera, siamo qui al post partita, visto affrontarsi Deportivo La Carogna contro Mirruolo. La partita è finita 7-4 per il Deportivo La Carogna. Abbiamo qui nel vivo in campo Di Martino e Baratto. La squadra è uscita sconfitta. Baratto, due rigori parati, non è sempre servito. Però primo tempo secondo me da buttare. Sì. Secondo forse qualcosina si è visto, però sì, troppo spesso ci devo sbagliare proprio l'approccio. Ci trovavamo anche dopo alcune partite che avevamo cercato di fare la squadra, perché pure io stesso mi sono mancato un paio di partite. E quindi diciamo che si vedeva un po' di aver perso quella sintonia tra tutti noi. Purtroppo manchiamo sempre nelle stesse cose, siamo un po' lenti a muovere la palla e se veniamo presto veniamo sempre in difficoltà dietro. Non vedo come ci serviti, quindi... Comunque complimenti, comunque due rigori pareggi. Ciao, grazie. Massimo, ottima prestazione da parte vostra, primo tempo molto buono, molto positivo, i primi 5 minuti del secondo tempo, momento di sbandamento. Blackout. Quello che ci capita sempre, che entrare in campo scarichi, magari con un vantaggio netto come c'erano 5-1, l'importante era portarla a casa perché sono 3 punti fondamentali per la classifica. Voglio fare complimenti agli avversari perché veramente sono resi protagonisti di una grande partita, grande sportività, grande realtà. Voglio fare complimenti anche a tutti i compagni che se diciamo abbiamo portato a casa questa vittoria non è soltanto ovviamente l'aiuto mio, ma soprattutto i gol li ha fatti e chi non li ha sbagliati come me. Ti ringrazio, la dedica già l'hai fatta, in bocca al lupo per il prossimo. Bocca al lupo.